Siamo con il presidente di Legambiente Mario Salsano. Un'importante iniziativa nei giorni scorsi è stato fatto un sopralluogo nei sentieri del Tresino, nel territorio di Agropoli e Castellabate, insomma un qualcosa di importante per l'ambiente perché si punta a valorizzare la sentieristica anche in vista della stagione estiva e anche voi di Legambiente siete protagonisti insomma, da questo punto di vista. Apprezziamo molto l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Agropoli, anche quella di Castellabate, per risistemare il sentiero da Agropoli a Castellabate. È fondamentale oggi per un turismo nuovo, quello che si chiama turismo slow, lento, chi ama camminare immerso nella natura incontaminata. E noi abbiamo la fortuna di avere un territorio, da questo punto di vista, che rientra nel Parco Nazionale del Cilento e che ha delle bellezze straordinarie dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Un mare incontaminato, acque trasparenti, una riserva marina, da Agropoli a Castellabate e una biodiversità che è straordinaria. Infatti noi spesso organizziamo con il Club Alpino di Salerno e anche con le scolaresche le passeggiate ecologiche, dove portiamo i cittadini e anche gli studenti ad ammirare le nostre bellezze, che sono soprattutto da conoscere. Noi diciamo conoscere per apprezzare e dopo l'apprezzamento c'è la tutela. Perché noi abbiamo bisogno di tutelare queste aree, che sono fondamentali per attirare un turismo nuovo, che è cresciuto soprattutto negli ultimi anni dopo il Covid. La gente oramai ama passeggiare, ama andare in posti incontaminati e apprezzare la natura. E questo è il nostro compito e lo facciamo molto volentieri. Può riepilogare, insomma, quali sono le attività che Legambiente sta mettendo in campo da qui ai prossimi mesi? Noi organizziamo tantissime attività legate alle campagne nazionali, ma non solo, quindi che riguardano il riciclo dei rifiuti, la pulizia dei sentieri, la pulizia delle spiagge e poi le passeggiate ecologiche, quelle che fanno conoscere le nostre straordinarie realtà e le fanno poi apprezzare per tutelarle. E quindi l'invito è quello. Soprattutto ai giovani che sono più sensibili ai temi legati al cambiamento climatico, ad aiutarci in questa battaglia per tutelare le nostre straordinarie realtà.